Ciao a tutti amici, bentornati. Oggi vi mostro come collegare un termostato o un cronotermostato, quello che volete, alla caldaia. Vediamo come collegarlo qui e come andare a collegarlo alla caldaia. Vi devo spiegare delle cose, quindi voglio farvi vedere appunto tutto il procedimento. Nel mio caso, io ho comprato un cronotermostato. Lo trovate anche su Amazon, lo trovate. Allora, la funzione di un termostato è semplice perché ci sono quelli meccanici e quelli digitali. Ormai più andiamo avanti troviamo tutto digitale. Quindi e quelli meccanici, i famosi con la rotellina accendi spegni, non li compra quasi più nessuno. Comunque hanno la funzione che uno imposta la temperatura che vuole, la caldaia quando arriva alla temperatura si spegne, quando si abbassa la temperatura, c'è sempre il margine di 1,5 grado, 2, riparte la caldaia e si riaccende. Stessa identica cosa con quelli digitali, solo che quelli digitali il termostato avete anche il vantaggio di regolare le due temperature, magari una temperatura comfort e una temperatura normale nell'arco della giornata. Non potete andare a fare altro. Questo vale per tutti i giorni. A differenza del cronotermostato che potete benissimo impostare più temperature nell'arco della giornata, questo per i 7 giorni della settimana, di cui nei 7 giorni potete anche variare le temperature. Oggi dalle 6 alle 8 20 gradi, da mezzogiorno all'1 22, oggi domani potete impostare diversamente. Questo potete fare con il cronotermostato. Io ho scelto questo. La differenza di prezzo non è, variano sempre quei 5, 10, 15 euro. Quindi quando acquistate, valutate. Ne esistono centinaia, centinaia, centinaia di modelli. Ecco perché non vi voglio far vedere le impostazioni di questo, anche perché io l'ho acquistato, sinceramente devo anch'io vedere prima come funziona per poi spiegarvelo. Comunque andiamo a vedere come installarlo qui, cosa fare qui e come andare alla caldaia, perché alla caldaia vi devo far vedere delle cose. Quindi, ragazzi, dunque ragazzi, allora innanzitutto noi qui abbiamo 4 fili. Questi 2 fili, sono i 2 fili che vanno alla caldaia. Praticamente vanno collegati dal termostato alla caldaia. Dopo vi faccio vedere alla caldaia cosa bisogna fare. Questi due è la corrente. Non sempre nei termostati vi serve la corrente, perché molti termostati funzionano con le batterie. Quindi anche qui, quando tutto è installato e vedete che però il display è illuminato, vedete la temperatura, tutte quelle cose lì, ma vedete che non si accende. Altro trucchetto, provate anche a sostituire le batterie ogni tanto. Perché anche il problema che a volte non funziona la caldaia può essere anche le batterie dal termostato o cronotermostato. Io parlo in generale, dico adesso, dico termostato, ma questo è un cronotermostato. Comunque, una volta che voi lo aprite, come ci è spiegato nelle istruzioni, qui c'è la vostra scheda che comanda tutto. Questo è anche wifi, dato che io qua a casa, come sapete, ho quasi tutto collegato col wifi. Qui abbiamo lo schema, ma ci sono dentro anche qua il foglio, i 50.000 fogli che trovate sempre dentro con le spiegazioni. Questo sennò è quello per le impostazioni, per vedere il tutto che dovrò leggere e poi vedere appunto come è spiegato. E qui abbiamo
praticamente i collegamenti. Nel nostro caso andiamo a fare il collegamento con la corrente fase neutro, il comune è normalmente aperto. Perché normalmente aperto? Perché nel momento che noi diamo l'input al termostato, gli fa accendere, va a chiudere il contatto e trasmette alla caldaia. Quindi noi queste qua adesso non ci interessano. Ritorniamo su questo. Voglio un attimino velocizzare. Ok, qui c'è dentro anche le sue viti. Quindi, cosa andremo a fare per prima? Questi portano corrente. Allora, adesso qui c'è corrente. Allora, abbiamo il quadro qua. Questi cavi qua io li ho collegati con le prese perché ho separato tutti gli impianti. Quindi con le prese della cucina. Quindi andrò a togliere corrente alla cucina e vediamo subito se è vero che non c'è corrente. Se non avete questa possibilità, che non avete mai separato gli impianti e li avete collegati sotto, allora ragazzi, togliete il contatore generale. Io per fare la prova uso un cacciavite di questi, vado a vedere se mi si accende. Mi raccomando, non toccate mai i fili insieme per sicurezza, anche se avete tolto la corrente. Se avete paura di fare le cose e toccate un filo da solo, non succede niente. Vediamo se questi ripristino la corrente. Qui non c'è. E qui c'è, adesso non so se voi lo vedete, ma si accende la lampadina del tester. Quindi ok, l'impianto è separato. Essendoci corrente, mi raccomando, non toccate i fili insieme perché prendete una lecca che ve la ricorderete. Quindi togliamo corrente, assicuriamoci che non ci sia corrente. Ok, per sicurezza toccate sempre un filo alla volta. E andiamo a collegare appunto la fase e il neutro. Ok, questo tipo, questa placchetta qua, anche se non avete la scatolina dietro, potete benissimo fissarla al muro. Tirare queste viti. Ok, due bello fermo, non serve fare i tori, lo dico sempre. Scheda, state attenti semplicemente ai pernettini qua, quegli spilli qua, che sono quelli che devono andare qua dentro. Quindi il termostato nel mio caso si aggancia da sopra e si innesta da sotto. Ok, aspetto ad accenderlo perché adesso andiamo alla caldaia, perché vi devo spiegare due cose anche là. Non è che vi dicono tutti
c'è un ponticello, è attaccato, togliete il ponticello e mettetelo lì. Sì, ma quale ponticello? Andiamo a vederlo. Ok, cosa fare alla caldaia? Innanzitutto bisogna togliere il mantello. Abbiamo la nostra scheda. Nel mio caso di questa Shadow Dox vi basta semplicemente abbassarla. Qui all'interno adesso dovremo sganciarla, poi andiamo a vederla perché dopo vi spiego anche altre due cose. Per sicurezza togliete corrente alla caldaia, come vedete si è spenta. E andiamo semplicemente ad aprire lo sportello. Perfetto, perfetto. Allora, vedete la morsettiera? Abbiamo un cavallotto qua, un cavallotto qua. Adesso qualcuno vi ha detto, togliete il cavallotto e lo collegate. Sì, ma qual è che è? Il TA2 o il TA1? Per essere sicuri, vi consiglio sempre di prendere il manuale della caldaia. Se non ce l'avete, lo reperite, lo reperite, lo riperirete anche online su internet in base al modello e tutto. La potete trovare e quindi noi andiamo a trovare la pagina che ci interessa. Nel nostro caso è questa, dove qua busse, che è quello arancione che avete visto, è praticamente il controllo remoto. Il controllo remoto serve se avete per caso magari l'impianto di condizionamento collegato con la caldaia. Il TA2 sarebbe sì per il termostato, ma quando avete due termostati, due zone, appartamento, due zone, potete separare le cose. E se è una sonda esterna, Sole non mi dice niente, qua è il TA1, è il termostato ambiente 1. Quindi noi dovremo andarci a collegare sul TA1. Perché ho voluto spiegarvi questo qua? Perché nelle caldaie vecchie, soprattutto quelle a camera stagna, camera aperta, avevano solamente un ponte solo. Adesso più andiamo avanti, le caldaie a condensazione potete collegarle con tutti gli impianti, con anche altri impianti, quindi vi danno la possibilità di appunto di collegare sonde, boiler e cose varie. Quindi i due fili che avete visto dal termostato, dove non c'è corrente anche perché l'ho tenuta staccata, bisogna farli passare semplicemente in un punto dove non crea problemi. Adesso questi sono lunghi così, non ci posso fare niente, per fortuna sono abbastanza lunghi. Okay, allora li collego un attimo e poi vi faccio vedere. Ok ragazzi, allora li ho collegati qui al morsetto che vi dicevo. Quindi possiamo andare a chiudere la caldaia. Ah, una cosa vi devo dire. Dato che avete aperto lo sportello, lì dietro, aspettate, lì dietro c'è quel tappino rosso che è il tappino della pompa per sfiatare la pompa. Ricordate di tenerlo leggermente aperto. Se è questo è chiuso, apritelo, perché se entra all'interno della pompa dell'aria, la caldaia va in blocco. Quella serve, è un jolly, serve per sfiatare l'aria all'interno della pompa. Qua adesso chiudiamo bene. Questi fili qua, purtroppo, sono stati messi corti e adesso è messo in questa posizione. Poi andrò a cambiarli tutti e
Oppure aprirò la scatolina, vediamo se è stata fatta qua un'aggiunta, ma non penso perché questi fili qua sono gli stessi che arrivano di là. Andremo a cambiarli, non mi piacciono vederli così tirati. Ok, torniamo al termostato. Qui è accesa. A questo punto posso dare corrente alle prese frigo e bla 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 bla. E abbiamo il nostro termostato illuminato. In automatico. Adesso qui è in manuale. Dovrete impostare sulla caldaia la funzione estate-inverno, perché dopo comanderete tutto da qua. Quindi, sempre nel mio caso, andrò a impostare anche i caloriferi. Dopo le temperature, quelle cose lì, ve le sistemate. Così facendo, qui abbiamo il termostato, adesso mi dice che la caldaia è accesa perché qua c'è imposto 30 gradi, infatti la caldaia sta girando. Nel momento in cui io vado, dato che è il manuale, la manina indica il manuale, ho abbassato a 18 gradi, che è la temperatura più bassa di quella che c'è all'interno adesso. La fiamma si è spenta e io ho sentito che si è spenta anche la caldaia. Quindi questo funziona. Programma, orario, cose varie, quelle me le guarderò io dopo. Adesso mi interessava spiegarvi il video. Quindi ragazzi, termostato, cronotermostato installato, collegato alla caldaia. Abbiamo visto che lui funziona. Dopo io andrò a impostare tutte le funzioni come vanno impostate in base al mio piacimento. Poi magari vedremo dopo l'utilizzo, magari farò anche qua un tutorial. E anche perché sinceramente non lo conosco, l'ho acquistato anche io, ce ne sono centinaia su centinaia, ce n'è un'infinità, quindi ne ho scelto uno che più mi piaceva anche per le funzioni, e quindi dopo che l'ho utilizzato vi spiegherò bene come funzioneranno le cose, se funziona, se non funziona, se consigliarvelo o no. Quindi preferisco farlo dopo questo. Qui adesso nel video vi ho fatto vedere appunto come installarlo, cosa serve e come installarlo alla caldaia. Nel video seguente non lo voglio fare in questo video perché sennò diventerebbe lungo e dopo magari non lo so che lo guardate, magari qualcuno salta e cose varie. Vi voglio parlare delle valvole termostatiche. Dato che mi avete mandato parecchie email sul funzionamento e cose varie, ho visto che c'è troppa confusione e quindi faccio un video dedicato alle valvole. Nel prossimo video guarderemo anche come impostare la caldaia, come utilizzarla, come impostare le valvole. Cosa fare? Cioè, tutto come va, come può funzionare al meglio. Quindi ragazzi, in questo video finisce qua. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Importante, prossimo video, valvole termostatiche. Stiamo arrivando all'inverno e quindi vi servirà sapere molte cose. Io vi ringrazio. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!